qua dentro, è qua dentro. Ragazzi, nel video di oggi ho bisogno di Ontas per ricevere dei consigli su come conquistare la mia Crush Crystal, che avete visto appunto nel video di ieri, se non avete visto andatelo a vedere. Quindi avrò bisogno dei consigli assolutamente da lei, perché sono sicuro che mi darà dei consigli che mi permetteranno di conquistarla al 100% e si fidanzerà con me, ne sono certo. Ma prima vi ricordo, codice supporto un creatore OctiPFI, iscrivetevi che siamo quasi arrivati a 300.000, raga, dai, manca pochissimo, ce la possiamo fare, e soprattutto lasciate un mi piace per questo video. Ma senza ulteriori indugi, andiamo. Allora, Ontas, ma tu streami, giusto? Perché io non mi ricordo bene. So che streami su Twitch, giusto? Esattamente. E quanto streami? Perché mi piacerebbe seguirti di tanto in tanto in live per sapere cosa combini. Sono curioso. Abbastanza streamo. Tutti i giorni, alla mattina, dalle 8:30 fino al pomeriggio. Quindi ce n'è di tempo. Ah, allora ho molto tempo per seguirti. Mi fa piacere. Ma solo su Twitch, oppure magari hai anche qualche altro social su cui posso seguirti? Instagram e TikTok. Attenzione, TikTok, come la mia crush. Sai che anch'io ho fatto dei TikTok? Oh, sono curiosa. Spaccano di brutto. Sono curiosa, allora dopo Dopo devo guardare anch'io. E come ti chiami su TikTok? Sempre un DOSG? No, Alessia Giorgi, come su Instagram. Ok. Vabbè, comunque ti ho contattato perché devi sapere che mi sono praticamente innamorato. Forse innamorato è una parola grossa, però mi sono praticamente... Mi sono preso di una TikToker super... Beh, conosciuta abbastanza. Si chiama Rumichan94. E siccome volevo proprio fare colpo su di lei, avevo bisogno dei tuoi consigli, perché sono sicuro che tu mi potrai dare dei consigli. Quindi volevo chiederti cosa mi consiglieresti per conquistare... Cioè, cosa conquista una ragazza? Quali sono le cose più importanti che fanno sì che una ragazza ci tenga poi a uno? Allora, secondo me la base è essere gentili. Ok. Poi ovviamente io ti parlo del mio pensiero. Poi, a parte che penso che gentilezza, a meno che io penso che vada bene a tutti. Quindi però, gentilezza. Però io ho sentito che alle ragazze piacciono gli stronzi. Secondo me dovrei trattarla un po' male. Ma allora, appunto per questo secondo me dovresti cercare all'inizio di capire un po' che tipo di ragazza è. Perché ad esempio, se è come me, se sei uno stronzo, io ti saluto dopo la prima volta che parliamo. Però magari è l'altro tipo di ragazza. Quindi di base ti consiglio di capire un attimo come pensa. Io l'ho conosciuta un po', mi sembra una tipa un po' nerd. Non è tipa da discoteca, è tipa più da cosa a casa, mentre gioca qualche gioco strano, non lo so. Quindi secondo me è un po' più come me, secondo me. Sì, un po' più vecchio stampo, vecchio stile. Sì, può essere. Diciamo devo ancora conoscerla bene. Che consiglio? Quindi secondo me la gentilezza potrebbe essere un consiglio giusto. Poi se vedi che sei gentile e invece non ti cae, diciamo così, potresti iniziare a fare un po'... Ma scusa, è così? Difficile. Allora cambio da un momento all'altro, cioè. Scusami, se tu gli fai avance e lei non ti considera, bisogna cambiare metodo. Mi piace, è vero, è giusto, è vero. Fare le stesse cose diverse e non funzionano è da stupidi se fai la stessa cosa all'infinito. Esatto, e mollare subito non mi sembra il caso, se ti piace davvero, quindi... Non lo so. Magari conoscendola meglio scoprirò cose che mi piacciono o che non mi piacciono. Non so. L'importante... Quello lì alla fine... È non correre troppo, anche secondo me, o no? Non sei d'accordo? Esatto. Prima... conoscenza. E una cosa che invece secondo te uno non dovrebbe proprio mai fare assolutamente, mai? Allora, secondo me sicuro non deve essere una persona che se la tiri. Ah, ok. E che snobba le altre persone. Cioè, questa cosa secondo me è una cosa molto brutta, una cosa che io proprio non sopporto. Ok. Cioè, una persona che viene lì e fa tutto il presuntuoso... Oppure che cerca di conquistarti tirandosela su di lui, nel senso io sono il più bravo di qua, hai visto come sono bravo in quella cosa, così no. Cioè secondo me il ragazzo per conquistare deve mettere al centro la ragazza. Io ti faccio vedere come faccio i 90s e tu mi dici se la potrei conquistare facendole vedere i miei 90s. Guarda che bravo che sono, hai visto? Guarda che sono bravissimo. Dai.
Però secondo me, forse sì, ci vuole un po' di allenamento. Dice lei, la grande esperta. Raga, a me sembrano perfetti, vabbè. Io. A me sembravano perfetti i miei 90s. Vabbè, vabbè. Si vede che beh, ma io i miei 90s. Guarda che abbiamo tante cose in comune io e lei, eh. Siamo scarsi su Fortnite entrambi, abbiamo due occhi, un naso, la bocca. Un sacco di cose in comune. Ti giuro, Mi sono stupito. Addirittura abbiamo i capelli. Cioè, strano. I capelli uguali? No, mio padre non li ha, vedi? Invece io e lei li abbiamo, hai visto? Tu li hai. Sì. Incredibile. Ma ti giuro, una cosa spaziale. Ma che poi io però penso che comunque le persone siano diverse. Quindi magari le varie ragazze sono diverse. Quindi io vorrei sapere anche un po' cosa conquisterebbe te. Perché anche per vedere un po', se tu dici che magari lei è come te, voglio sapere cosa conquisterebbe te, perché siamo tutti bravi a dire le solite cose, bisogna essere gentili qua e là, ma poi ognuna è diversa, quindi insomma non si sa mai. Io vorrei sapere cosa conquista te, che magari poi in maniera diversa ma simile si può applicare a lei. Allora io ti dico, una cosa che a me piace tantissimo sono le sorprese. Le questa sorprese. Qua, se tu mi fai la sorpresa già parti benissimo con me. Tipo che sorprese? Quindi, raga, se volete conquistare Ontas mi raccomando le sorprese. Lo ricordo. Importante. E tipo... c'è un elicottero! What? Dove? What? Oddio. Vieni subito qua! Arrivo! Subito. Tra l'altro... oh, è un boss sparano. Tu guidi. Sì, chiaro. Donna al volante, pericolo costante, chiaro. Vieni qua. Oh, un bel giro in elicottero la conquisterebbe. Che bello! Che... sì, beh, quello ovvio. Una sorpresa... giro in elicottero, quello è proprio... hai visto dove ti porto, guarda. Visto che vista qua, mozzafiato. Andiamo al faro. Che bella è la mappa però, da vedere così. Bellissima. Boia. Che emozione. Spacca. Dicevi comunque, una sorpresa che potrebbe colpire te, quale potrebbe essere? Allora, una sorpresa, secondo me, ad esempio, a me piacciono tantissimo le rose. Quindi anche un mazzo di rose. No, ma cosa ho fatto? Cosa è successo? Mi sono buttato! Perché? Addio! No! Devi salvarmi! No. Ti prego, salvami! Ma non so perché! Ci sta mettendo 3 ore! Per... ma cosa? Ma come ho fatto io, mi chiedo? Usciano! No! La mia! No! Cioè, vai nel coso dell'immondizia! Vai nel coso dell'immondizia! Mi stanno... Non credo di potercela fare! Aiuto! Provo a venire a salvarti. È tutta colpa mia, quindi devo riparare al danno. Sì, guarda. Mi sono trovato uno con la minigun da sopra, l'altro con la mitraglietta di fianco. Cioè, peggio di così. Bye bye. Tan, 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 tan. Oh mio Dio! Mio Dio! Ma che... avevo pure un bellissimo loot stavolta, non è giusto. Mi dicevi delle rose, a te piacciono le rose? Sì, raga, invece comunque... un sacco. Onta, se vi ricordo, sorprese e rose, un sacco. Rose rosse e quelle blu. Sono poco trovabili. Sì, ci sono le rose blu. Le rose nere, altro che... perché a me piace io l'azzurro. So che per conquistarla la dovrei conquistare con le rose nere, perché lei proprio ama il nero. Però è genovese, e siccome i genovesi sono tutti un po' tirchi, un po' che pensano ai soldi, secondo me, se gli regalo le rose poi le rivende. 100%. No! Sicuro. Sì, molto probabilmente lei rivenderebbe le rose. Ma vabbè, non lo prendo, sento un barret, visto che qua ce ne sono due. Non lo so. Dici che conviene? A me piace il rischio. Vai. E rischiamoci allora. No, stiamo medio bassi così. Secondo me ti conviene stare dall'altro lato. Ok. Oh mio Dio. Atterriamo in testa ai nemici. Vai. Sono pronta a questa missione complicata. Ciao. E io sono caduto. Anche l'elicottero è caduto. Hanno ripreso. Aiuto. Stupido. Vado. No, hanno reanimato qualcuno. Sì, sto pushando. Vai. Sono curiamo. In due. Oh, no. Dici? Come preferisci. Ha atterrato uno. Ok. E allora l'altro mi rompe. Bravo. Morto. Aveva lo spas, quindi... ti stavo chiedendo. E quindi tipo raccontami un po' di sorprese che ti hanno fatto, che ti hanno veramente fatto rimanere di stucco, così magari prendo un po' spunto, ecco, dalle sorprese che hanno fatto a te. Poi ovvio uno non può copiare al 100%, però dico... Allora, una, a proposito di rose, mi sono arrivata a casa un mazzo di rose, e un'altra volta a scuola mi sono state mandate... Aia! Questo qua mi ha preso, ma non mi ha segnato il danno.
A terra uno. Bravissimo. Stai pushando? Sì. Sì. Ho trovato anch'io lo spasso ora. Sono pro player. Oh oh. Che tra l'altro. Oh, sono vivo! Sono vivo! Anche io non so come. Però questo qua c'ha il barret e vuole entrare nel. No. Questo qua ha un lanciarazzi, te lo dico io. Ho trovato i flopper! Sì! Easy. Che bellini! Easy! Oh, possiamo portarcela a casa! Dai, che la sono sicuro che se gli faccio vedere questa vittoria la conquisto di brutto. Cioè, a terra, allora, uno. A terra. Bravissimo, basta. Oh, andiamo. Ma io col barret, veramente. Altro che i miei nintes, devo fargli vedere le mie skill col barret. È qua dentro. Grande. Easy. Hola. Va bene, allora quindi tu mi consigli di fargli una sorpresa allora? Sì. Va bene, allora potrebbe essere un buon inizio. Allora io ci penserò, gli farò una bella sorpresa e poi ti farò sapere com'è andata, va bene? Vai. Va bene. Speriamo. Ok. Ragazzi, consigliatemi un po' una sorpresa che potrei fare a Crystal. E intanto vi ricordo, iscrivetevi al canale che siamo quasi arrivati a 300.000 iscritti. Coach supporto al creatore OctiPFI. E non dimenticate di seguire Ontas su Twitch nelle sue live. Infatti devo seguirla anch'io. E su Instagram e TikTok. Sono proprio curioso di vedere che TikTok ha fatto.